Buonasera, benvenuti al TG regionale di Toscana TV. Apriamo come di consueto con i nuovi casi di coronavirus in Toscana. Prosegue l'aumento, sono 44 e quasi tutti rientro dalle vacanze, nessun decesso, l'età media delle persone positive è di 36 anni, ma guardiamo il raffronto con il resto del paese. Più 44 appunto in Toscana, ieri 59, 953 in Italia, 1210 ieri. Ma vediamo i dati provincia per provincia. Vedete, i maggiori casi sono a Firenze, più 9, poi 3 a Prato, 8 a Massa, 6 a Lucca, 5 a Pisa, 6 a Livorno, 4 ad Arezzo, 2 a Siena, 1 a Grosseto. Ma andiamo avanti con il telegiornale. Un ristoratore fiorentino si è tolto la vita sabato pomeriggio. Depressione aggravata da preoccupazioni economiche tra le motivazioni del gesto. Chiara Valentini. Si è suicidato all'interno del suo ristorante dopo aver salutato i dipendenti e avergli dato appuntamento per la riapertura serale. Sono stati loro a trovarlo. La tragedia si è consumata sabato pomeriggio nella zona di Via Verdi per un ristoratore fiorentino di 44 anni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra volante della questura. Secondo quanto si apprende, si sarebbe tolto la vita impiccandosi. Le cause del gesto sarebbero da ricercare in una depressione aggravata dalla crisi economica. L'uomo non avrebbe lasciato biglietti. Aveva, poco prima del lockdown, acquistato il fondo in cui si trova il ristorante e dopo il periodo di sospensione del mutuo avrebbe dovuto ricominciare a pagare le rate. Sconvolto da questa tragedia che attribuisce alla crisi economica è il presidente di Confcommercio, Aldo Cursano. Quando si arriva a questi gesti estremi vuol dire che un'intera comunità ha fallito. E questa responsabilità la sento anch'io personalmente, nonostante in questi mesi abbia dato tutto me stesso, sia da Firenze a Roma, in tutti i tavoli per raccontare, rappresentare i disagi, le angosce, le difficoltà che la categoria della ristorazione e dei pubblici esercizi stanno vivendo nel nostro paese. Questo grido che è stato compreso ma non è stato tradotto in azioni vere di sostegno adeguate ai bisogni di persone come noi che non sanno come andare avanti. Ecco perché arrivati a togliersi la vita vuol dire sentirsi soli, abbandonati e di non intravedere alcuna speranza per il futuro. Ecco perché dobbiamo sentirci tutti responsabili, perché un'intera comunità davanti a una morte ha fallito. Tra i numerosi messaggi di cordoglio è arrivato anche quello dei ristoratori toscani, associazione che si è spontaneamente formata a marzo per unirsi in quello che, si capiva, sarebbe stato l'inizio di una grossa crisi economica, soprattutto per la mancanza di turisti. Quanto è successo è drammatico, come ristoratori toscani siamo vicini alla famiglia e ci stringiamo attorno al loro dolore, è stato il commento di Pasquale Naccari, portavoce del gruppo che rappresenta 15.000 imprenditori in Toscana, di cui 1.000 a Firenze. Dal governo ci aspettiamo interventi immediati su due temi fondamentali che stanno mettendo in ginocchio il settore: l'accesso al credito e il problema delle locazioni, per evitare che si verifichino episodi simili, visto che stiamo andando incontro all'inverno e le città d'arte affronteranno mesi interi con fatturato pari a zero, ha continuato Naccheri. Anche il sindaco di Firenze è intervenuto stamani con un post su Facebook dicendosi sgomento e addolorato. Ora più che mai, ha scritto Nardella, dobbiamo essere uniti e solidali, vicini ai lavoratori e agli imprenditori della nostra comunità. È il momento del silenzio, del raccoglimento. Alla famiglia, ai colleghi e agli amici va il cordoglio più sincero mio e di tutta l'amministrazione comunale, conclude Nardella. E il sindaco di Firenze, Dario Nardella, insieme all'assessore allo sviluppo economico, Federico Gianassi, ha fatto visita ad un familiare del ristoratore morto suicida. Nardella ha voluto così portare la vicinanza del comune alla famiglia. In questo momento, ha spiegato il sindaco, vogliamo ribadire la volontà di stare vicini a chi si sente solo e fragile in una fase economica e sociale molto delicata e piena di incertezze. È la solitudine la prima avversaria di tanti imprenditori in un momento di difficoltà come questo. Mi auguro sinceramente che non venga fatta nessuna strumentalizzazione di questa drammatica storia. In settimana parleremo con le associazioni di categoria.
Rapina violenta ai danni di due coniugi alla fermata della tranvia Le Cascine a Firenze. Due gli arresti, vediamo. Rapina violenta a Firenze. La polizia ha fermato due stranieri indiziati di rapina aggravata compiuta in concorso domenica mattina alla fermata della tranvia nel parco delle Cascine. I due fermati sono un gambiano di 22 anni e un senegalese di 21, quest'ultimo ritenuto responsabile anche di un secondo episodio avvenuto alle 10.45 in viale Washington. Vittime della rapina, una coppia di coniugi aggrediti da tre sconosciuti sbucati dalla vegetazione del parco mentre aspettavano il tram. Il marito è stato colpito con violenti pugni e calci per rapinargli i contanti e un telefono cellulare. Poi un altro rapinatore ha preso a pugni anche la donna, intervenuta in soccorso del marito, minacciando la coppia con una bottiglia di vetro. I coniugi, per le ferite riportate, sono stati curati al pronto soccorso, dove hanno avuto alcuni giorni di prognosi. Dopo aver rapinato un secondo telefonino dalla tasca dell'uomo, il gruppetto di africani si è rifugiato nel parco. La polizia è riuscita a trovare un testimone, un altro straniero che aveva assistito alla vicenda, richiamato dalle grida di aiuto della vittima e che era in grado di riconoscere almeno due degli aggressori. Quando nel pomeriggio il testimone si è ritrovato accanto ai due alla fermata del tram, ha subito allertato il 113, recuperato parte del bottino del colpo, ovvero uno dei telefonini rubati. Durante il controllo dalle tasche del senegalese è saltato fuori un coltello a serra manico, questo inoltre sarebbe responsabile anche di un altro tentativo di rapina aggravata avvenuto sempre in zona Cascine, poco dopo l'aggressione alla coppia. In questo altro episodio ha puntato il coltello alla gola di una peruviana che stava facendo sport col marito in viale Washington e gli ha chiesto soldi. La donna ha indietreggiato ed è riuscita a mescolarsi alla folla di persone che in quel momento erano al parco e a dare l'allarme al 113. In attesa della convalida della misura del fermo di indiziato di delitto, i due, riconosciuti anche dalle vittime degli episodi, sono entrambi nel carcere di Sollicciano. E sempre a Firenze è stato arrestato un uomo di 32 anni, rumeno, per tentata rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale da parte della polizia ferroviaria vicino alla stazione di Santa Maria Novella. La vittima, un turista italiano, ha dichiarato che mentre era in attesa del tram insieme alla moglie aveva sorpreso il rumeno nell'atto di sottrargli 700 euro. Il malvivente è fuggito dopo aver colpito violentemente al basso ventre la vittima e al volto la moglie. Ed è ancora gravissimo il parroco di San Domenico di Prato, che sabato scorso è caduto sul fuoco acceso per bruciare le sterpaglie sul retro della chiesa. Nadia Tarantino. Ancora gravissime le condizioni di Don Luigi Provenzi, il parroco di San Domenico ricoverato al centro Ostioni di Pisa dopo essere caduto sabato scorso sul fuoco acceso per bruciare le sterpaglie, dopo la ripulitura del giardino e delle siepi del chiostro. Il sacerdote, 79 anni, ha riportato ustioni di primo, secondo e terzo grado sull'80% del corpo e fin dal primo momento le sue condizioni sono apparse molto gravi. La prognosi è riservata, Don Luigi è sedato e intubato, ha detto il vescovo Giovanni Nerbini, che ieri ha celebrato la messa proprio nel chiostro di San Domenico. Una valutazione più precisa potrà essere fatta solo nei prossimi giorni. Il parroco, trasportato all'ospedale di Prato dopo essere stato soccorso da Croce d'Oro e Pubblica Assistenza, è stato sottoposto a un intervento al cuore in seguito a un infarto e poi portato a Pisa. A tutti, ha detto il vescovo rivolgendosi ai fedeli, chiedo di pregare affidando Don Luigi al Signore in questo momento così difficile e critico. A trovare il sacerdote è stata la nipote. Quando la donna è arrivata per fare visita allo zio, lo ha trovato riverso con la testa sui tizzoni ardenti, ma ancora cosciente. Secondo la ricostruzione, Don Luigi è caduto sul fuoco a causa di un malore e vano sarebbe stato il tentativo di rialzarsi. Stretto il contatto tra la famiglia del sacerdote e il vescovo per seguire minuto per minuto l'evolversi del quadro clinico. Monsignor Nerbini ha chiesto ai parrocchiani la massima collaborazione affinché possano continuare le attività culturali e di solidarietà di San Domenico. Senza insegne sulla facciata e con le vetrate oscurate, dalla fine dello scorso anno andava avanti l'attività di una palestra abusiva scoperta e chiusa dalla Guardia di Finanza di Viareggio in pieno centro. Non venivano rispettati i requisiti igienico-sanitari e tantomeno le norme anti-Covid. Sarà l'autopsia che dovrà essere eseguita nei prossimi giorni a dare informazioni maggiori sulla morte della maestra d'asilo di Forcoli in provincia di Pisa, Simona Bimbi, 46 anni, trovata morta ieri all'interno della sua auto, precipitata in un dirupo sotto la strada provinciale 48 che collega Chianni a Castellina Marittima nel Pisano. Tra le ipotesi più accreditate, l'incidente stradale, la donna potrebbe aver perso il controllo dell'auto.
e numerose immagini sono al vaglio degli inquirenti di massa per identificare tutte le persone che nella notte tra sabato e domenica si sono scagliate contro alcuni agenti di polizia e carabinieri intervenuti per sedare una rissa a Marina di Carrara. A riprendere la scena della folla che cerca di impedire ai poliziotti di salire sulle volanti accerchiando gli agenti in netta minoranza sono stati alcuni residenti della zona e le telecamere di videosorveglianza presenti all'esterno di una farmacia e di una banca. E ora l'ultimo saluto a Mazzinchi con Guantoni da pugile sulla bara. Centinaia di persone hanno partecipato ai funerali del campione. Vediamo. È come se Pontedera avesse voluto rinviare il più possibile l'ultimo saluto al suo campione in modo composto ma molto partecipato. Dopo i due giorni della camera ardente alla chiesa del Santissimo Crocifisso, tanta commozione anche al funerale di questa mattina in Duomo, dove il feretro di Sandro Mazzinghi è stato portato in corteo con tutti gli onori e ovviamente il lutto cittadino. Il ricordo della città ce ne sono tanti, è una città che si rialza dal dopoguerra e dal dopo l'alluvione con i successi di Sandro Mazzinghi. Quindi tutti durante il giorno al lavoro a rimboccarsi le maniche, a far ripartire le aziende, ma la sera tutti ai circoli, nei bar, a tifare il grande Sandro Mazzinghi che portava in giro per il mondo il nome della nostra città. E poi Sandro è sempre stato presente, c'è sempre stato, nel suo modo di fare, nel suo modo molto silente, però durante la pandemia ci siamo sentiti più volte, si è sentito di lanciare anche l'ultimo messaggio di forza alla città, con quel bacio che penso che sia il segno finale che lascia a una comunità che non lo potrà mai dimenticare, perché Sandro fa parte di questa città, la Vespa e Sandro Mazzinghi sono quei simboli che rimarranno alti di generazione in generazione. C'era anche tutta la squadra del Pontedera, il capitano e pontederese Doc Andrea Caponi in testa e ovviamente i ragazzi dell'Accademia Mazzinghi, che da oggi dovranno ancora di più tenere alto il nome di chi tanto ha dato alla box nazionale non solo nei meravigliosi anni 60 insieme a Nino Benvenuti, acerrimo rivale sul ring di Sandro Mazzinghi e poi una volta pesi guantoni al chiodo tra i suoi cari amici, uno che ho sconfitto ma non ho mai battuto, ha detto Benvenuti, che ieri domenica è partito dalla capitale insieme alla moglie per dare un ultimo abbraccio alla persona con cui aveva stabilito un rapporto fraterno. Sit-in di UIL, CISL e CGIL davanti alla Prefettura di Firenze per il riconoscimento del contratto nazionale di lavoro nel settore della sanità bloccato da 14 anni. Rachele Campi. Sit-in di UIL, CISL e CGIL Funzione Pubblica Toscana davanti alla Prefettura di Firenze per il riconoscimento del contratto nazionale di lavoro nel settore della sanità bloccato da 14 anni. Gli interessati sono oltre 100.000 lavoratori in Italia, 3.000 in Toscana. La preintesa è stata firmata dai sindacati e le associazioni datoriali AIOP e ARIS. Alla fine di luglio doveva esserci la firma definitiva, ma dicono i sindacati i datori non l'hanno onorata. CGIL, UIL e CISL si battono per il riconoscimento della professione, per l'orario di lavoro e l'adeguamento dello stipendio. Voi avete chiesto l'adeguamento dello stipendio, di che cifra si tratta? Si tratta di valori che vanno tra i 160 e i 220 euro al mese, che sono da riconoscersi a tutti i lavoratori della sanità privata dopo 14 anni di gravissima discriminazione rispetto ai colleghi del pubblico. Era stato firmata la preintesa, il 31 luglio si doveva ratificare con la firma definitiva, le associazioni datoriali AIOP e ARIS continuano in un silenzio assordante con irresponsabilità a rifiutare la firma definitiva, impedendo così il riconoscimento dei valori economici. L'appello che facciamo è che non venga messo in disparte il nostro grido per quanto riguarda questo mancato rinnovo del contratto e che dopo tanti elogi fatti anche nel periodo del Covid anche alla sanità privata non ci si dimentichi di noi. Un avvicinamento di fatto a quelli che sono i contratti del pubblico e che quindi prevedono per questi lavoratori un'importanza molto prioritaria per questa firma di questa preintesa. CAF in affanno per le tante richieste di certificazione ISEE. Vediamo.
Anche a causa delle misure post pandemia, le domande per quanto riguarda la certificazione ISEE sono aumentate negli ultimi mesi e adesso si stanno delineando alcuni problemi per i CAF che in questi mesi hanno lavorato così duramente. Sì, ogni anno l'INPS mette a disposizione un budget nel proprio bilancio e questo è destinato appunto alla retribuzione dei CAF per i servizi erogati in convenzione con appunto gli ISEE. Ovviamente quest'anno, essendoci stata un massiccio aumento della produzione di questo prodotto e questo come conseguenza logica di tutti i bonus, di tutti gli aiuti che sono stati messi in campo dal governo a seguito del Covid. Si pensa che il budget possa finire in maniera in un lasso di tempo molto precedente rispetto agli altri anni. Solitamente arrivavamo a quel punto tra novembre e dicembre. Quest'anno credo che sarà molto, molto prima. Il nostro CAF in questo momento, a fronte di un numero di ISEE di circa 2300 pezzi elaborati nel 2019, ad oggi siamo sulla soglia delle 2000, quindi siamo già molto avanti considerando che ancora ci sono 4 mesi circa di lavoro di qui al 31-12. Ecco, da parte nostra, come abbiamo sempre fatto durante gli anni precedenti, noi continueremo ad erogare il servizio anche se sarà in maniera gratuita. Lo continueremo a fare anche dopo l'esaurimento del plafond lo stesso senza diminuire le disponibilità nelle nostre agende. E ora le strategie per il turismo di Fratelli d'Italia, vediamo. Firenze vive una crisi profonda per quanto riguarda il turismo, ne hanno parlato i candidati consiglieri regionali di Fratelli d'Italia, Francesco Torselli e Chiara Pelagotti, in una conferenza stampa dal titolo Turismo e ripartenza, le criticità a Firenze e la ricetta del centrodestra. Si può superare un momento di crisi simile per quanto riguarda il settore turistico? Ci sono diversi modi per superarlo. Il primo sicuramente è il bisogno delle aziende di fondo perduto, perché in questo momento la necessità più grande è quella. Alle aziende è stato chiesto il 20, quindi pochi giorni fa, addirittura di pagare le tasse in un momento in cui sono ancora chiuse e non hanno incassi. E questo è diciamo il primo intervento da fare subitamente. Poi sicuramente dobbiamo fare promozione del territorio, quello che non è stato fatto in questi anni. È assurdo, io la settimana scorsa ho fatto un giro tra gli allevatori del Mugello, ci raccontavano che quando vanno a fare le fiere enogastronomiche internazionali spesso non solo non riescono a promuovere il brand Mugello nel loro caso, spesso e volentieri manca addirittura lo stand della Toscana. Ci sono altre regioni che arrivano in maniera più organizzatissima, quasi militare, noi non riusciamo nemmeno a mettere in piedi uno stand e questa è la cosa drammatica. C'è un solo modo per risolverlo: la politica smetta di fare le nomine ai vertici delle società partecipate. Non è possibile che Firenze Fiera, Toscana Promozione abbiano ai loro vertici persone nominate alla politica, che spesso e volentieri sono politici e non sono riusciti a fare la carriera negli enti politici e quindi vengono parcheggiati a prendere la pensione nei CDA di queste imprese. Si vada per concorsi. Iniziamo a mettere dei manager seri a fare promozione turistica in Toscana. Non credo sia impossibile vendere nel mondo i brand di casa nostra. E ora conosciamo Marco Barzanti, il candidato alle prossime regionali per il Partito Comunista Italiano. In che veste torna il PC? Il PC torna in una veste, quella che era del passato, come storie, ideali e valori. Siamo nel presente e vogliamo che il PC sia per il futuro, proprio per ricostruire un movimento che in Italia, dalla fine del Partito Comunista Italiano storico, non c'è più stato un partito capace di riportare la questione comunista nella discussione generale. Su che cosa si basa la vostra campagna? La nostra campagna ovviamente andrà sulle questioni del lavoro, della stabilizzazione dei lavoratori, sulla sanità, sull'ambiente, sul territorio, sui trasporti, sulla viabilità in generale. E quindi sarà una campagna elettorale intensa, perché guarderemo anche alle esternalizzazioni e alle consulenze della regione toscana. E le chiedo anche che senso ha per lei questo frazionamento, diciamo, della sinistra a fronte di un centrodestra compatto, unito?
Beh, Lenin diceva una cosa molto importante, che noi siamo per l'unità dei marxisti, non tra marxisti. E purtroppo in questo periodo, in questi 30 anni, abbiamo perso la cultura, gli ideali e i valori che hanno sempre unito la sinistra e i comunisti dentro un unico partito. Noi siamo qua oggi proprio per rilanciare quel grande partito e insieme per ricostruire un movimento comunista. E ancora politica con il punto della situazione nell'Aretino. Inizia la caccia al voto, la chiusura delle liste apre la lista elettorale in vista del duplice appuntamento del 20 e 21 settembre, tuttavia non mancano i mugugni per alcune caselle vuote che segnalano qualche mal di pancia. Di troppo il caso di Forza Italia a livello regionale diventa la summa di tutto questo, visto che Stefano Mugnai non ha gradito le scelte fatte a Firenze e si è dimesso da coordinatore regionale. Per Maurizio Bianconi, profondo conoscitore dei segreti del centrodestra, potrebbe essere il preludio a qualcosa di più sostanziale. In quell'area chi è rimasto alla finestra è l'attuale presidente della provincia di Arezzo, Silvia Chiassai, che non avrebbe disdegnato una chiamata per la regione, ma ragioni di carattere politico-istituzionale hanno frenato le sue ambizioni. Del resto l'anno prossimo si vota a Montevarchi e non poteva lasciare sguarnita quella postazione alla pari di quella di Piazza Repubblica d'Arezzo. Più lacerante la situazione di San Giovanni, con il no di Francesco Carbini all'invito di Eugenio Giani a correre per la sua lista. Qui però si è capito anche che le inquietudini attraversavano anche il PD sangiovannese, che ha fatto di tutto per fare saltare l'operazione. In chiave aretina, la mancanza nella lista di Ora Ghinelli di Angiolino Piomboni non è passata sotto traccia al presidente della CAT, già vicepresidente della provincia. La sua esclusione ha fatto rumore. Curiosità per un caso di omonimia: nella lista del Partito Comunista Italiano spicca il nome di Sergio Staderini, non è il mister X del caso Coingas, ma un ex sindaco del Valdarno che ha raccolto l'appello di Laura Bottai. Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ai sensi dello statuto del partito, in seguito alle dimissioni da coordinatore regionale in Toscana dell'onorevole Stefano Mugnai, ha nominato il senatore Massimo Mallegni commissario di Forza Italia per la regione Toscana. E al maggio il Requiem di Verdi per i morti del Covid. Dirige Zubin Mehta il servizio. Due esecuzioni, il 30 e il 31 agosto alle 21 nella cavea del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino a Firenze, della messa da Requiem di Giuseppe Verdi, entrambe dirette da Zubin Mehta, saranno dedicate alle vittime del coronavirus, ai medici, agli infermieri e agli operatori sanitari. Abbiamo più di 710 adesioni tra medici e infermieri, ma pochi parenti delle vittime da Covid, appena 30, ha sottolineato il sovrintendente del Maggio Musicale Alexander Pereira. Per questo facciamo un invito, un appello alle famiglie delle persone che hanno perso la vita per la pandemia, per partecipare. Come precisato da Pereira, parenti delle vittime e personale sanitario entreranno gratis. Poi sono in vendita biglietti a 250 euro, mentre gli studenti pagheranno 15 euro. Non ci sarà l'obbligo di mascherina per assistere al concerto. Il dispositivo di protezione dovrà essere indossato nel tragitto per arrivare alla postazione. Di forma doverosa di omaggio a chi ha combattuto questa malattia e chi ha sofferto per gli effetti di essa, ha parlato il maestro Zubin Mehta, secondo il quale l'opera di Verdi è perfetta per ricordare le moltissime vittime del Covid e per dare un saluto ai dottori e agli infermieri che hanno sacrificato tanto tempo a questa malattia. I due Requiem di Verdi non sono solo un concerto, ma un momento di commiato collettivo, ha sottolineato il sindaco di Firenze e presidente del Maggio Musicale Fiorentino Dario Nardella, che ha invitato il ministro della Sanità Roberto Speranza, il quale ha confermato la sua presenza il 31 agosto, salvo imprevisti. Il Requiem, ha poi precisato Pereira, sarà dedicato anche a una dipendente del Maggio, Mariangela Gabriele, scomparsa nei giorni scorsi. Invece, parlando del ritorno sulla scena internazionale del maggio, oltre alla partecipazione al Festival Pentecoste di Salisburgo, spero di fare una tournée in Cina ad ottobre. Dipenderà dalla situazione della pandemia, ha concluso il sovrintendente. A Grosseto per la raccolta di libri scolastici usati. Carlo Sestini.
Nonostante le molte difficoltà legate alla pandemia, anche quest'anno il coordinamento dei genitori democratici ha deciso di programmare la collaudata esperienza della raccolta dei libri scolastici usati, un piccolo gesto di attenzione per dare una risposta concreta alle famiglie che possono trovarsi in difficoltà a causa della crisi economica e al cosiddetto caro libri, che annualmente pesa per diverse centinaia di euro. Il coronavirus ha certamente influito profondamente sugli stili di vita di tutti noi, ma in modo particolare ha accresciuto i fenomeni di povertà ed indigenza che erano già presenti nel territorio. Per questa ragione, in risposta alle tantissime sollecitazioni, abbiamo deciso di non rinunciare al consueto appuntamento rappresentato dall'annuale donazione dei libri scolastici usati, attivando dei protocolli per operare in piena sicurezza. Per l'intera provincia di Grosseto un vero e proprio appuntamento fisso prima dell'inizio di ogni anno scolastico. Un piccolo gesto di attenzione per dare risposte concrete alle famiglie che possono trovarsi in difficoltà a causa della crisi economica e al cosiddetto caro libri, che annualmente pesa per diverse centinaia di euro. Stiamo seguendo scrupolosamente le linee guida predisposte per il Ministero dei Beni Culturali. Per l'isolamento dei libri donati è stato appositamente predisposto un ambiente presso i locali di Spazio 72, in collaborazione con la portineria sociale di quartiere attiva a Grosseto. L'organizzazione di volontariato Working Class Hero ci sta invece supportando anche attraverso l'erogazione gratuita dei Lilleri, un'iniziativa sostenuta dalla Regione Toscana che, partendo dalle idee di Baratto e di Banca del Tempo, mira a trasformare la solidarietà in economia reale. Martedì 25 e giovedì 27 sono previsti gli ulteriori appuntamenti al punto di raccolta attivo in via Ugo Bassi 72, qui a Grosseto, sempre dalle ore 10 alle ore 12.30. Portineria sociale di quartiere, ci siamo messi a disposizione di questo progetto, abbiamo messo a disposizione i nostri spazi in via Ugo Bassi e i nostri volontari per dare una mano, proprio perché, essendoci questa situazione di rischi per il coronavirus, abbiamo, come dire, la possibilità di fare una raccolta più controllata. Abbiamo degli spazi, ci saranno poi, rispetto di tutte le misure di quarantena, visto che c'è un'emergenza anche economica e sociale anche nei confronti delle famiglie che si troveranno ovviamente in difficoltà anche di fronte all'avvio dell'anno scolastico, con le spese che tradizionalmente, insomma, incombono quando c'è anche da comprare i libri per i figli. Noi ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, arrivederci.